Luca Scinto è stato un buon corridore, leale, intraprendente e ora è da un po' di tempo un buon direttore sportivo. Della Villiers Triestina, fra l'altro un nome non banale nella storia del ciclismo italiano di cui un giorno parleremo. Villiers vuol dire viva l'Italia, libera e redenta. Allora, oggi c'è il blockhouse e col blockhouse non si scherza. Eh no, perché è duro. Niente, ai miei corridori io ho detto che possono essere liberi anche di andare in fuga, così non essendo proprio di ordinarli di andare in fuga per forza, ci sta che questa volta mi vadino in fuga. E è possibile anche che dopo la fuga vada, perché quelli di classifica forse si guarderanno e proveranno solo sul blockhouse. Blockhouse è una bella salita, io credo che quelli di classifica oggi si vedrà già chi potrà vincere il giro. Ecco, prova a spogliarti per un attimo, tu che comunque sei un direttore sportivo competente, un buon osservatore del tuo ruolo che occupi in questo momento. Se tu fossi il direttore sportivo di Nibali, cosa gli diresti oggi, qui, sulla partenza di Montenero di Bisaccia? Non conosco, conosco Vincenzo perché l'ho visto crescere nelle categorie anche minori. Sicuramente la terza settimana lui andrà più forte degli altri perché è un fondista, è uno che sa correre grandi giri. Io starei lì buono e aspetterei di dargli una botta all'ultimo chilometro, vedendo un chilometro e mezzo all'arrivo, vedendo come reagiscano Quintana e Pinot e gli altri. E se fossi il direttore sportivo di Quintana? Starei lì tranquillo e aspetterei l'ultima settimana. Tu sei felicissimo di stare sulla tua ammiraglia, ma oggi se potessi scegliere un'ammiraglia sulla quale divertirti? Con Nibali.